Il tuo bambino ha paura del dentista? Vieni in Clinica Dentale. Uno staff di esperti si prenderà cura del tuo bambino. Clinica Dentale. Ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale, Torri di Quartesolo e Grancona. Gentili telespettatori, un saluto da Sergio Labella, bentornati a Salutaria. Oggi è una puntata particolare perché parleremo di principi fondamentali che riguardano la salute, la tutela della salute e la libertà di scelta terapeutica. E per l'occasione mi aiuterà nella conduzione Carlo Savegnago, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie a te Sergio di questa proposta di co-conduzione. Carlo Savegnago è un conduttore televisivo e conduce una fortunata trasmissione che è Il Vaso di Pandora. Sì, è una trasmissione, diciamo, anzi la puntata di oggi ha dei temi, diciamo, e un'impostazione alla Vaso di Pandora. E possiamo anche presentare subito i nostri ospiti. E oggi con noi a Salutaria abbiamo Sergio Signori, che è un ritorno gradito a Salutaria, medico specialista in medicina interna ed è un medico olistico. Il dottor Paolo Rossaro, che è un medico di medicina generale o anche odontoiatra, ha fatto un master di secondo livello in medicina palliativa ed è esperto in medicine complementari. Grazie di essere qui con noi. Marcello Pamio, insegnante in scuole di naturopatia, è autore di pubblicazioni nel settore della salute e benessere, ma è anche un autore di due bestseller, potremmo dire, che sono La fabbrica dei malati e Cancro S.p.A. Grazie. Nonché conduttore radiofonico di un fortunato programma su Radio Gamma 5. Sì, diciamo anche questo che si chiama Disinformazione dintorni. Possiamo dire anche quando va in onda. Ogni martedì dalle 12.30 alle 15. Perfetto. E poi diamo il benvenuto all'avvocato Luisa Trivella, avvocato del Foro di Vicenza e civilista. E direi che partiamo proprio con l'avvocato per introdurre proprio il tema fondamentale della trasmissione. Ecco, dal punto di vista, diciamo, legale, come è regolamentata dalla legge la salute dei cittadini e soprattutto il diritto alla salute? Buongiorno anzitutto. Il diritto alla salute è un diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Voi sapete che la Costituzione è entrata in vigore nel 1948. Articolo 32 che si compone di due commi. Siccome si tratta di un articolo molto breve e che offre stimoli interessanti per la discussione che andremo a fare, io lo leggerei se mi consentite. Sì, sì. Allora, il primo comma recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Parleremo poi dell'aspetto proprio tecnico del diritto sancito. Il secondo comma stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Un duplice aspetto, il diritto alla salute e quindi un diritto che si concretizza non solo nell'assenza di malattia, ma come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
come stato, come condizione di salute psicofisica e sociale, e che, come dire, dà al paziente il diritto di poter essere assistito nella prestazione sanitaria. Dall'altro, il secondo comma, principio importante, quello sancito, un diritto importante, perché? Perché se nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, evidentemente ciascuno di noi è titolare di un diritto ad autodeterminarsi rispetto a questo tema. Cioè. Non solo, la garanzia sancita del rispetto della dignità della persona. Perfetto, e qui in questo in particolare, nel secondo comma, è una enunciazione magnifica di una bellissima Costituzione, però la condizione non è così semplice, perché qui credo che subentra qualche altra dinamica. Marcello Pamio, ne vogliamo parlare? Beh, siamo qua per questo, quindi intanto grazie dell'invito, è sempre un piacere tornare. E abbiamo una delle Costituzioni più belle sicuramente a livello planetario. Il problema è che finché rimaniamo a livello teorico è stupendo, nella pratica, ahi noi, non è proprio esattamente così. Quindi sotto le vestigia di un'autodeterminazione, quello che cambia la realtà è che oggi possiamo dire, e ne parleremo proprio in questa trasmissione, non c'è questa grandissima libertà, nonostante la Costituzione parli in maniera chiarissima. Ecco Carlo, se mi consenti di inserire questa provocazione, diciamo che lo Stato tutela ovviamente adeguatamente alcune professioni, per cui quelle, diciamo, del medico è una professione che richiede la iscrizione ad un albo specifico, una preparazione precedente, una laurea, una specializzazione, ecco. Quindi, diciamo, in Italia vige una esclusività dell'attività terapeutica che è affidata al medico. Noi non possiamo parlare di terapia se non nelle mani di un medico o dello psicologo, lo psicoterapeuta nel versante invece della psiche. E quindi già qui noi mettiamo la scelta legislativa ha messo un punto esclamativo, cioè in Italia chi può fare la terapia è soltanto il medico abilitato. Cosa che non è così in altri paesi, anche a noi vicini, ad esempio in Germania esistono le figure degli Heilpraktiker che hanno una loro dignità. Ecco, è ovvio che chiedere a dei medici cosa ne pensano di questo potrebbe essere un pochettino, però conoscendo la obiettività dei nostri ospiti, Sergio Signori, come vede questa, è un contrasto questo, che c'è un'esclusività nel trattare la terapia da parte del medico e la libertà di scelta terapeutica? Sì, anche perché da quanto mi risulta l'Italia ha un'altra peculiarità, il fatto che oltre alla laurea e all'abilitazione all'esercizio della professione sia obbligatorio essere iscritti all'ordine dei medici, non mi risulta che ci sia in altri paesi europei. Quindi l'ordine dei medici in Italia, nato come organo di tutela, è un po' sulla strada di diventare un organo di repressione, e questo sarà argomento del dibattito, nel senso che dà delle direttive molto precise alle quali noi dovremmo attenerci, pena la possibilità di essere radiati dall'ordine e quindi non poter più esercitare la professione. Avvocato Trivella, il medico è sottoposto ad una, direi, doppia legislazione, quella generale a cui sono sottoposti tutti i cittadini e quella deontologica, ecco, che talvolta diventa superiore a quella o alla la priorità. Ad esempio, il medico non può rivelare delle notizie sullo stato di malattia se questo non lo ritiene e non è autorizzato, anche se fosse invitato a farlo in maniera coatta. Io direi un'altra cosa, cioè direi che la legge da un lato e l'iscrizione all'ordine, quindi l'aspetto deontologico dall'altro, sotto il profilo giuridico attengono a profili diversi, nel senso che il fatto che il medico sia iscritto all'ordine
e quindi debba rispettare un codice di deontologia, lo espone eventualmente a illeciti di natura disciplinare. Certo. Diverso invece è l'aspetto l'aspetto della normativa nazionale che può, generale. Esatto, che può esporlo eventualmente a illeciti di natura civilistica, a illeciti civili, pensiamo per esempio alla tematica del risarcimento del danno chiesto per negligenza, imperizia, imprudenza, no? Nello svolgimento dell'attività professionale del medico, oppure nelle ipotesi più gravi a illeciti di natura penale. Il medico è in una posizione veramente molto, molto delicata, diciamo che è un po' tra il martello e l'incudine, no? Dottor Rossaro, lei cosa? Quando si parla di salute, teniamo conto che cos'è la medicina. È sempre stata definita l'ars medicandi, cioè ed è stato, c'era un giuramento, il cosiddetto giuramento di Ippocrate, che doveva dare al medico quella identità fisica e civile e morale di essere responsabile e tendere solo alla salute della persona. Non sempre il medico mette al centro del proprio operato la persona, quindi il bene della persona, ma parte a quel livello di medicina di dire esercito la professione, l'avvocato ci ha appena detto rischiamo moltissimo. Ecco, questo dottore ci dà ci offre il destro per introdurre un argomento molto forte, che è quello della cosiddetta medicina difensiva. Allora, se il medico è sottoposto ad una legislazione come tutti, quella nostra democratica e fino a prova contraria è accettata, quella deontologica è quella di fare attenzione ad attenersi ad una pratica generica che potremmo definire, diciamo, una buona pratica che di cui si conoscono statisticamente i risultati e se si esce dalla quale c'è la possibilità di essere sanzionati o richiesti. Quindi è ovvio che su questo si innesca un atteggiamento difensivo del medico, che è costretto più a guardare, a difendere, diciamo, il proprio operato, che magari a dedicarsi completamente alla libertà e all'ars medica. Credo che la coniugazione legge che determina alla fine il rispetto del protocollo. Buzzi, a suo tempo, governo, se non sbaglio, Monti, ebbe a dire Balduzzi, chiedo scusa, ebbe a dire semplicemente: se voi medici seguite il protocollo, sarete esenti da quelle che sono le ingiurie dei nostri amici avvocati. Oggi assistiamo ad un altro momento un po' particolare, ed è il nostro ministro, il quale dice guai a quei medici che mettono in dubbio alcune pratiche di consolidate, quali ad esempio il problema delle vaccinazioni. Allora qui entra in gioco in senso reale, concreto, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che ha decretato il codice di deontologia medica stipulato il 18 maggio 2014, aggiornato ultimo aggiornamento. Sì. L'articolo 4 parla della libertà e indipendenza della professione, autonomia e responsabilità del medico. L'esercizio della professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura. E io qui farei intervenire Marcello Pamio. Hai detto bene, Carlo, che se i medici oggi sono tra l'incudine e il martello, e quindi ci sono pressioni altolocate da una parte dal punto di vista legislativo, dall'altra di questa struttura, di questa, io la chiamo anche casta, che è l'ordine dei medici. Nell'attuale paradigma uscire dai protocolli vuol dire essere indagato dall'ordine, indagato tra virgolette, però si rischia la radiazione, insomma i casi sono numerosissimi. Cosa succede? Medicina difensiva, diceva Sergio in maniera perfetta, e purtroppo è un grosso problema la medicina difensiva, vuol dire che io prima di vedere la mia persona, il mio paziente, il mio assistito come essere umano, quindi con problematiche fisiche, psicologiche, emozionali e anche, oserei dire, spirituali, io mi devo parare lì dietro, quindi devo fare tutte quelle strategie per pensare ad evitare
che l'ordine mi indaghi, che il paziente subisca un danno che poi mi possa in qualche maniera denunciare, querelare. Questo diciamo è anche un elemento nella quale tutti perdono, nel senso che il paziente, poi la persona che richiede le cure, diciamo, è il primo che la subisce, perché se il suo terapeuta avrà gli occhi, le orecchie, la coscienza tesa più a guardare diciamo se sta infrangendo qualche norma invece di occuparsi appieno di lui. Ma di questo parleremo, ecco, nella prossima tranche, perché dobbiamo dare la linea alla regia e quindi ci fermiamo per qualche istante. Vi aspettiamo qui a Salutaria per parlare di libertà di scelta terapeutica e diritto alla salute. A fra poco. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.